Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Tanti fiori per parlare di San Valentino, la festa degli innamorati, e vedere un po' com'era la tradizione pagana riguardo questa festa e magari darti un incantesimo che potresti fare durante questa ricorrenza. La festa ha origini nell'antica Roma col nome di Lupercalia, in onore del dio Luperco, ed era una festività della fertilità. I sacerdoti sacrificavano capre e forse anche un cane, il cui sangue serviva per segnare due nuovi iniziati, che poi andavano in giro a frustrare il terreno e anche la gente, soprattutto donne volontarie, che si lasciavano appunto frustrare per fertilità, alquanto macabro. Successivamente è diventata cristiana sotto Gelasio I per sostituire questa tradizione pagana ed è diventata appunto San Valentino in onore di Valentino Terni, che era protettore degli innamorati e che sposava gli innamorati in gran segreto ed era sostenitore dell'amore, mentre per i Celti era conosciuta come Shuda Shali ed era la festa dell'amore universale e dell'amore verso la natura. Diciamo che mi ci rappresento di più verso questa tipologia di festa nell'antichità. Mentre per quanto riguarda l'incantesimo non ti occorrerà nulla di troppo strano o particolare, ma anzi probabilmente avrai già tutte le cose a casa, forse solo un ingrediente che è facoltativo potresti non avercelo a casa, o comunque ti do delle alternative con cui potresti sostituirlo in caso tu volessi utilizzarlo. Per l'incantesimo ti occorreranno una candela rosa o bianca, un foglio di carta rosa o bianco che poi andrai a colorare tu, fiammifero e, se ce l'hai, dell'olio essenziale di ylang ylang o del patchouli o di rosa, molto più conveniente quello di rosa. Per prima cosa focalizzati sul tuo obiettivo. Sgombra la mente e concentrati solo su di esso. Magari vuoi renderti più attraente per ammagliare ancora di più il tuo compagno, o magari vuoi rendere la situazione un po' più romantica. Quindi focalizzati sul tuo obiettivo e scrivi il tuo intento sotto forma di affermazione sul foglietto. Piega il foglio in tre parti o in sei parti, accendi la candela e focalizzati sul tuo obiettivo, sul tuo intento. Magari ripetiti ciò che è scritto nel bigliettino anche guardando la candela, o proprio immagina e focalizza ciò che vorresti che accadesse. Per esempio, se vuoi che il tuo fidanzato ti faccia complimenti, immaginati proprio che lui ti dica quanto sei carino, roba del genere. Puoi farlo sia ad occhi chiusi o anche solo focalizzandoti sulla candela. Personalmente mi trovo meglio fare entrambe le cose, prima chiudendo gli occhi e poi focalizzandomi sulla candela, perché comunque aiuta a concentrarsi ed è anche una specie di meditazione. Quando ti senti pronto, ungi il foglio con una goccia di olio essenziale, se ce l'hai. In alternativa ti suggerisco di fumigare in caso il foglietto con dell'incenso di cannella o di rosa, o va bene anche un pezzettino di stecca di cannella, perché comunque anche la cannella aiuta con la passione ed è utile anche per gli incantesimi d'amore. E poi brucia il fogliettino continuando a visualizzare il tuo obiettivo. Come hai potuto vedere, è un incantesimo molto facile, non ti chiede ingredienti strani, quindi puoi farlo comodamente con tutto ciò che hai, e anche se sei alle prime armi è molto semplice, quindi puoi farlo comodamente. Mi raccomando però, non intralciare il libero arbitrio dell'altra persona, del tuo compagno, o se magari stai pensando di fare questo incantesimo
per conquistare quella determinata persona. È sconsigliato farlo perché comunque non si gioca col libero arbitrio dell'altra persona e perché comunque ciò ti ritornerebbe indietro e non farebbe bene né a te né all'altra persona interessata. In caso in cui fossi curioso di qualche tutorial sugli incantesimi, fammelo sapere nei commenti sotto. Se non ti è chiaro qualcosa, fammelo sapere nei commenti sotto. Io sono molto disposta e felice di aiutarti in caso in cui non ti fosse chiaro qualcosa. E con questo è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, spero che il video di oggi ti sia stato utile, ti auguro un buon San Valentino e anche se sei single ti auguro un felice amore universale a te e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, io ti auguro una magica e delfica e piena d'amore giornata. Ciao Mellon e buon San Valentino!